tutto più strano quando viene sera. Alberto siede dietro la tastiera, incomincia piano a navigare. Dentro un computer fatto d'emozione, c'è Maria Grazia che dispensa amore. Con le sue frasi da interpretare, camuffa bene tutto il suo dolore. Per una vita che sa solo sognare. E poi arriva Carla e chiede aiuto per quel bambino piccolo e cresciuto che a 13 anni ha già capito tutto e si ritrova senza un padre nel letto. E c'è Adriana che non sa più amare per colpa di quel suo perduto amore. Puoi regalarle ancora mille vite, ma tanto è lì che lei vuole tornare. 21 grammi che non sanno amare, 21 grammi che non voglio sentire. In questa vita stronza è da buttare, non c'è più niente che mi fa star bene. Vorrei uscire e mettermi ad urlare tutto il dolore che mi spacca il cuore. Invece sto seduto ad aspettare un maledetto e fottuto amore. Senza te, senza te. In quella stanza lei si sente sola. Giulietta chiude gli occhi e poi vola, senza dire niente a nessuno, punendosi per colpa di qualcuno. E Salvatore intanto crea disegni, combatte questa vita che è una fogna fatta di dolori da ascoltare. Lui piange dentro e non lo puoi vedere. Francesca guarda e ascolta il suo scrittore che sta seduto e ride del dolore. Francesca sa quanto ci si sta male se nello specchio non ti puoi vedere. Vincenzo torna a casa dal lavoro, le mani sporche ed il viso nero. Cristina che lo ama e gli dice tra pochi mesi sarà un padre felice. 21 grammi che non ho vissuto, 21 grammi che forse ho perduto. Nel silenzio delle lacrime dure, dentro un bicchiere che non fa pensare. Mi trovo solo a farneticare, conto le notti in cui non so dormire. In questa stanza che è una galera, non c'è più giorno, non c'è più sera. Senza te, rendo conto che non posso aspettare. Vorrei salire in alto e volare, poi giù in picchiata pronto per nuotare, sfiorare il cielo, accarezzare il mare, fare di tutto per non restare. Senza me, senza me.